Una ragazza napoletana, Vincenzina, viene assunta come segretaria in un salumificio di proprietà di Maria Navarra, moglie di un noto esponente della malavita che si occupa del contrabbando delle sigarette. Al marsigliese ci dovrà pensare lei. Osaccio. Aiutarlo a muoversi dentro Napoli, tutto quello che avrà bisogno, accompagnarlo e che stia zitta. Più tardi si sa che il marsigliese lavora con noi, è meglio, eh. Il primo incarico di Vincenzina è di fare da interprete ed accompagnatrice a Pier Toriel, un giovane marsigliese giunto a Napoli allo scopo dichiarato di entrare in rapporti d'affari con i Navarra. In realtà risulta però chiaro che anche Toriel agisce nel mondo del contrabbando. Il giovane è stato inviato in Italia da un'organizzazione della malavita marsigliese che mira ad impadronirsi del controllo sul contrabbando fino ad allora esercitato a Napoli da capi siciliani, spalleggiati da elementi della malavita locale. Per subentrare ai siciliani, i marsigliesi ricercano segretamente l'alleanza dei boss napoletani, fra cui appunto Navarra, offrendo loro mezzi più potenti e sicuri per le operazioni di scarico clandestino. Ad uno, i vari esponenti napoletani del contrabbando decidono di tradire i capi siciliani e di schierarsi coi marsigliesi, e primo fra tutti Navarra, nella sua qualità di procacciatore di finanziamenti. Ma chi rischia sono chi? Dito, è un rischio che paga. Poi Vito Amarillo, che ha in mano l'organizzazione dello scarico e della distribuzione della merce. E infine Pascalino Agnone, uno speculatore che controlla le scommesse sui cavalli e offre la sua protezione in ogni tipo di affare illecito, in cambio di una tangente. Per liberarsi definitivamente del controllo siciliano, Navarra fa pervenire alla polizia e alla finanza delle informazioni che consentono loro di arrestare il capo della vecchia organizzazione, il boss siciliano Tanino Sciacca. Guasto! E di intercettare alcune navi di quest'ultimo cariche di sigarette. La strada è ora aperta ai marsigliesi. La missione di Toriel si può dire riuscita. Di lui nel frattempo si sta innamorando Vincenzina, che subisce la suggestione di un personaggio tanto lontano dal mondo dei bassi in cui la ragazza è cresciuta. Il fratello di Vincenzina, Nino, è uno dei tanti manovali del contrabbando reclutati nei vicoli dai boss napoletani. Tu mangia perché te faccia mangia io. Se no non tenisse manca un sorda per te far sputare in faccia. E statti a tienda non sbagliare. Perché io sono un gran albero, dove tu non ti puoi arrampicare. Ma che? Il guadagno è sempre vostro e il rischio è sempre mio. Nino partecipa come pilota di motoscafi alla prima operazione di scarico clandestino effettuata dai marsigliesi alleati ai napoletani. Vincenzina attende con ansia il suo ritorno assieme alla cognata e al nipotino. Ma papà, ancora da venire. Thank you.
questa è l'organizzazione sti francese, la tecnica, eh? Cavaggeritto, altro che siciliano. Tecnica francese e personale napoletano. Andiamo, andiamo belli, facciamo in pressa, andiamo a vedere se tutto è a posto. Manca ancora. Manca Nino con l'ultimo carico. Vuoi vedere che stufidente si è fatta furto? Via, via subito. E a Nino non l'aspettiamo. Ma che puoi aspettare? Sei pazzo. Via. Andiamoci. Via, via. Sono arrivati a Napoli e quelli sono i loro motoscafi. Ma fatemi capire, signor colonnello, i napoletani hanno mollato i siciliani. È quello che dobbiamo riuscire a sapere. Chi è che sta dietro a questi motoscafi e chi a Napoli si è messo coi francesi? E che ne sai? Tra poco ci chiari ora. E buttiamo tutto cosa a mano. Ma che stai pazziando? Saranno da 4 milioni di robe. Facciamo una cosa, noi andiamo a nascondere nel posto che sta qui. Poi rimane notte, ci veniamo a pigliare. Puzza schiatta. Chi fatica magna. E chi non fatica magna è vero. E ti dici. Stanotte la parte tua quant'è? Oh, sai già. 50 ne ho messi e 75 ne piglio. E quando li pigli? Domani. E il prossimo rifornimento? Fra una settimana, due. Ma dentro a sto mese ci sta un altro carico come questo? Sì. 25 e 25 fa 50. E con 50 posso già dare l'anticipo per la lottizzazione mia. Devo ancora sistemare la mia, non te lo dico. Andiamoci. Nino, tu prima che erano 4 milioni e roba. E perché non ci ho pigliato a nulla? E quando buono buono riciamo che sarà pigliata la finanza. Magari, ma non volete campare più? C'è sta poca pazzia voglio né cosa. In questo lavoro non ci stanno garanzie, non ci stanno cambiali. C'è sta la parola e basta.
La parola è la cambiale. E la valla, sai cos'è, Carlù? È una calibro 38. Perciò è meglio non pazziare. Andiamo a casa, eh? Ciao papà. Ciao Franchi. Margherita. Che ti sei messa paura? E che è la prima volta che faccio tardi. Questo è un mestiere senza orari, non lo sapevi? Uno va. Bene, torna. Poi va andata a vuoto, poi torna. Ma si tiene una moglie paurosa. E come fa una come me con una moglie paurosa? Non do me troppo paura, non c'è di. Con mia amarone ci proteggio. E io mestiere mio, so c'è fa. È un brutto mestiere, ma come invece ne stanno poco. E in coppa motoscafo sono un go' meglio, non c'è di. Non c'è di. Non c'è di io. Io amare tengo coraggio non li ho. E la gente lo sa. A me mi conoscono tutto quanto. Perché sta mandando a venire a cercare? Ui. Oh. Non si. Non ti metterà a paura. E capitano, non ti metterà a paura. Non si, non ti metterà a paura, che rimane pigliare renare. Io rimane pigliare renare. Pigliamo il renare. Franchino, dormi. Champagne, amici. Dremo. L'occasione è solenne. Avete ragione, Don Ciccio. È una grossa occasione. E ne berremo parecchi di questo champagne. Alla faccia di Tanino Sciacca. Don Vito, per scaramanzia lasciamo Don Tanino dove sta, in galera. Certo, certo. Beviamo, va, salute. A proposito, è arrivato l'ultimo motoscafo. Kill, te ne ha pallaccia dura. Carissimo Don Pascalino. Cosa vi dicevo io? Ecco i nostri veri alleati. Certo. Voi, lui, Vito, loro. Ehi, ma di chi abbiamo bisogno a Napoli, me lo volete dire? Di Tanino Sciacca avessimo bisogno, eh? Ma quando darò una libertà provvisoria? Presto. Tutti mi domandano, tutti mi chiedono di te. Ma quando torno, zio Tanino, quando veno, zio Tanino? No coro, eh? Male non fare e paura non avere. Ah, dice agli amici che Gigino ci deve pensare lui a mettere le cose a posto a Napoli.
Certo che voi richiamate. Stiamo indagando sui vostri datori di lavoro. La segretaria, dottore, ve l'ho detto e ripetuto. Faccio la segretaria nell'azienda e basta. Risulta che siete presenti agli incontri d'affari di Navarra, anche fuori dall'azienda. Affari? Certo. In Navarra si fanno gli affari loro, io i miei. Non ci siamo capiti. Facendo come fate sembrate complice. E di che? Conoscete un francese? Toriel. Pierre Toriel. Toriel. E che c'entra Toriel? Allora lo conoscete? Sì. E secondo me è una persona... Ho capito. E voi gentilmente lo accompagnate in giro. Vi mostrate Napoli. È il mio lavoro. Dicono che ci stava la Sibilla. Ma tu alla Sibilla che gli chiederesti? Eh? Io lo so. I soldi. I soldi, i soldi. Tu i soldi e basta. Anche quando fai l'amore pensa ai soldi. E si capisce pure. Io se non ti volessi bene veramente, sai com'è, mi sarei già stufata. E poi hai paura. Ti svegli la notte che sudi, tieni gli incubi. E io che ti devo consolare. Chi lo direbbe? A vederti così bello e coraggioso, a sentire te non hai paura di nessuno, il giorno. Ma la notte, Pier, brutta cosa il buio. Sei come un bambino. Gridi, gridi, e sei pieno di spavento.
Voilà, siamo arrivati. Ah, e c'è di sì che stava la tua, come si chiama? La Sibilla. La Sibilla? Sì. E stava lì, diceva delle cose. Che cosa? Tutto. Il futuro. Ma bisognava... bisognava capirla. Tu sei la Sibilla. Parla. Che cosa? Ma che Sibilla sei? Non dici niente. Avanti, parla. Parla, racconta. Lo sai cosa dicono da queste parti? Che c'è proprio qui un buco in terra, giù, e se ci vai arrivi all'inferno. Ma cosa dici? Andiamo fuori al sole. Vieni, vieni, vieni qui. Fatto sequestrare 170 tonnellate di tabacco in questi ultimi tempi, soltanto a Napoli. Ora se ne accorgeranno. Bastardi, bastardi tutti quanti, sputeranno il sangue. Credono di buttarci fuori dal mercato. Buttare a mia fuori da Napoli. Somari. Marsigliesi. Adesso vogliono mettere le mani loro su Napoli. Ma hanno sbagliato il conto. E che si credono? Che noi stiamo a guardare? Somari. Sono bravi, sono pure ben organizzati, tengono pure i finanziamenti svizzeri. E perché noi no? Questi napoletani, camorristi, bidonisti, gente poco seria, finiranno per tornare qua, dalla mamma, in America, in Svizzera, in Germania, a Roma. Qua è che conta? La mamma. La mamma. Siamo noi i competenti, i professionisti, le persone serie. E perciò teniamo credito. E ci devono rispettare. E chi sbaglia paga. Forzate troppo. Certo, certo.
se lui prende un impegno, che sia un impegno preciso. Non mi ha detto né sì né no. Io non lo vedo male. Nell'occasione farò conoscere quella persona. Vi renderete conto di quello che fa. Tutta bontà vostra. No, non vi preoccupate. Mi interessa che le cose vanno come vogliamo noi. Tanti auguri dagli amici. Gigino Puleo, voi qua state. Come sta Danilo Sciac? Sta sempre a Lucciardone? Sì, e sta bene. E vi manda a salutare. E io sono a disposizione. Se c'è qualcosa da chiarire, si chiarisce. Mi capite? Io mi sono trovato qua solo. Non si sapeva niente più, non ci stavano più i contatti. Ma voi, con Vito Amarillo, come ci stavate? E come ci dovevo stare? Dovevo parlare pure con lui, se no con chi la facevo la cosa. E poi speravo che Amarillo riuscisse a migliorare, a mettersi a posto. Quello non era più in condizione di mettersi a posto. Don Ciccio, qua andiamo male. Noi dobbiamo sapere chi sgarra, chi ha fatto arrestare a Don Tanino, chi informa la finanza dei nostri carichi. Sapete niente voi? No, io... Amarillo ha sbagliato e ha pagato. E ora? A chi tocca ora, Don Ciccio? No, guardate che siete fuori strada. Sti francesi, chi ce l'ha portate tra i piedi? Io qualche affare l'ho fatto pure io con i francesi. E chi lo nega? Ho messo dei soldi, ma basta. Perché tenevo bisogno per certe cose mie. Ma giuro a Dio che contro di voi niente. Niente. Io aspetto solo un vostro segno, i francesi. Voi lo sapete. Ciccio Navarra sta sempre a disposizione. Io non so niente. Però un sospetto ce l'ho. Ma lo sapete cosa rischio a farvi un nome? E io ve lo faccio lo stesso. Pascalino Agnone. Voi non potete sapere quanto è disgraziato questo Pascalino. È un uomo senza onore, uno che non impara. E io proprio questo voglio sapere. Se impara o se non impara. Don Ciccio, mi serve un appuntamento con Pascalino. Pensateci voi. Questo ti stavo dicendo, in giuria tieni i suoi amici. Ma mi stai a sentire o no? Ah, sì. Perciò bisogna venirgli incontro, basta poco, 2 o 3 milioni. Ma io sai che stavo pensando. Tu mi parli sempre dei tuoi 2 o 3 milioni. Io stavo pensando ai miei 2 o 3 miliardi. E quali? Sta schifezze e palazzi. Sta schifezze e palazzi, io l'ho comprato per 2 lire e l'ho venduto per 2 miliardi. Prima però bisogna mandar via sti pazienti. Voi, che facite loro? Chiedetevi! Che fate, guappi? Tanto la guapperia a Napoli non ci sta più.
Savevo che il sonni guappi. Ma che parlate, anche francese? E ci avete fatto venire fino qua per farci vedere questo rudere. Rudere, ridire l'offerta. Come non detto, faccio da solo. Questo non è un rudere. Questo è un palazzo del 400. Tre cortili favolosi. Una cubatura immensa. Io abbatto tutto. Questa è una posizione unica. E tiro su una cosa incantevole, grandiosa. Extra lusso. Occupatevi di cavalli, sarà meglio. Voi siete un incompetente. Scusate, signor, una parola. Ma... Dite, che volete sapere? Tutti questi inquilini, dove li mandate? E lo chiedete a me, ci pensa il mio avvocato, ci pensa il comune, il governo, qualcuno. Io cosa c'entro? Chiedo scusa, don Pasqualino. È venuto a parlarmi. Vuole un appuntamento. Da me, Gigino Buleo. La situazione è cambiata e Sciacca lo deve capire. Cosa siamo, minorenni, che dobbiamo stare sempre a prendere ordine da un vecchio? Questo marsigliese che ci procura la merce, i soldi, i motoscafi, no? A Napoli nessuno ci disturba più, no? Che bisogno abbiamo di loro, no? No? Ma io a Gigino, che gli devo dire? E va bene, ci vengo. Hai capito, Vincenzi? Questa è gente che chi la conosce? E tu ti devi stare attenta a questo francese. Ma poi chi è questo? Da dove vi? Vincenzi, a proposito, tu mi devi capire. Io sto passando l'anima dei guai miei e poi sono preoccupato pure per te. Io tante volte sto nervoso, stonato. Insomma, se qualche volta ti tratto male, mi dispiace. Ma tu devi capire una cosa, Nino. Io non faccio la vita che... Insomma, come pensi tu? Mi sento una persona a posto, io. E lo sai perché? Perché a me questo francese mi piace proprio. Che ti posso dire? Mi piace e ci sto bene insieme. Dimmi una cosa, Nino. Tu cosa vorresti fare della tua vita? Cioè, cosa avresti voluto fare se avessi potuto? Ecco, non sa, ci Vincenzi. Ma a me chi mai mi ha detto niente? Ma chi ci ha mai parlato con me? Mamma pure. O papà, che era buono solo di gridare. Io quello che sapevo era che ci volevano i soldi e non ci stavano. E adesso si ricomincia col contrabbando. E se non ti va, non mangi. Oppure vai a picchiare dei poveracci come te. È meglio contrabbando. Ci stanno cariche enormi in arrivo. Chi sono? Chi sono? I soldi. I grossi. Noi rischiamo la pelle. E loro si fanno i miliardi. Hai paura? Senti. Di bruciare mi metto paura. Da fuca. Del fuoco e dell'acqua. Tu vuoi bene o frate tuo, Vincenzi? Allumare, 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 ma tu fa fatta bocciata. A di me la sidereta, tutta carina, ci faccio la spesa. Provvedere, ma stupenda, l'aria mia, tu turbetta, l'aria mia, ma stupenda.
Guarda, guardate che bellezza. Lo vedete quel palazzo rosso là? L'abbiamo costruito noi. Eppure quei palazzi là sopra, vedete? Belli, eh? È così che si sa. Il denaro si investe, si costruisce. Avrà ragione Ciccino Micio. Ancora non c'è solo tanta voglia, ma quando la frattea di toglie bello. Pascariella esce torna io moglie la fonte con quando fatto fuoco di campo con le monte Pascariella esce torna io moglie la fonte con quando fatto fuoco di campo con le monte quando fatto fuoco di campo la puttana gagnuna quando fatto fuoco di campo con le monte C'è siete. A dove stanno? Dietro le lenzuola. È Navarra. Con una giornata così, io tenevo l'appuntamento, sapete che vi dico? Sono venuto in mare. Ma chi ti aspettava? Agnone. Ma a me che me ne importa. Marie. E vostra figlia? Annella. No, e quello il mare le fa male. Quella è tale qua la mamma sua. Io però mi sono presa la pillola, però mi sono boxtunata. Ma quello non come si può fare? Appena sale sulla barca, comincia a vomitare, non la finisce più. Pensare che la barca l'ho comprata per la bambina. E così non si poteva andare avanti, no? Tutto è cominciato quando i francesi si sono messi a trattare le sigarette a Napoli. Ora, Tanino Sciacca vuole sapere se Vita Marin lo sgarro l'ha fatto da solo o c'erano degli altri con lui. Quale sgarro? Aiutare i francesi contro di noi. Voi parlate come se a Napoli ci fosse solo voi e i francesi. Ma i napoletani a Napoli già nasta. Noi non facciamo questione di napoletani, marsigliesi o siciliani. Noi facciamo questione di mantenere gli impegni. Come vedete Ciccio Navarra che dà un appuntamento e poi non viene. Concettina, portaci da bere. A Ciccio Navarra gli dissi io di non venire. È con voi che voglio parlare, Don Pascalino.
In questo momento, gli amici. Io quello che potevo fare l'ho fatto, no, Marie? Che se la sbrigassero un po' loro. Avete capito? Intanto, se questo affare ci va bene, Napoli è nostra. E tiene proprio ragione questo. Sono vostre tutte le cose. Il mare, le navi, i palazzi. Anche la gente è vostra. Ve la fate schiattare. Alla salute. Alla voto. Gigi. E a me niente. Come si sta bene, eh? Io amico vostro ero e amico vostro resto. Diteglielo agli amici di Palermo. Però anch'io ai miei affari ho i miei impegni, le mie scadenze. Ecco, avete capito? A Palermo si devono rassegnare. Oramai i francesi a Napoli ci stanno. È con loro che bisogna fare i conti. Dunque, questa è la vostra ultima risposta. Una risposta chiara, da galantuomo. Don Pascalino. Agli ordini. Vincono ancora i vostri cavalli. Ah, i miei cavalli. Beh, a tutt'oggi... Sì. E che ci avete lì? Ah. Una Derringer. È un gioiello. C'è sta Lucessa qua. De là. Vado e torno. Scusate, signore, c'è sta un gabinetto. Di qua. A dove sta? Là sotto. Guagnone è proprio un pazzo. Aspetti, aspetti! Dov'è Puleo?
Mari, questo caffè. Sono degli incapaci sti poliziotti. Io gli ho dato puleo caldo caldo e quelli se lo fanno scappare. Mari, ho caffè. È pronto. Ma che? Tiene una faccia. Niente, tengo. Quelli magari spargono la voce che sono stato io, capito? Scarognato sono, Marì. Scarognato. E Agnone? Al cesso, mi hanno detto. Stava nascosta dentro al cesso. Facciamo sapere a Gigino che... Ma certo, certo. È stato Agnone a fare la spiata. Si era nascosto dentro al cesso quel fedente. Che siamo bravi.
Pascali! 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 Vanacci! Pascali! J'appelle Mykonos. J'appelle Mykonos deux fois. Ici Salerno. Ici Salerno. Répondez. Répondez. Ici Salerno. Donnez vos coordonnées. Oui. Donnez-moi vos coordonnées. Appelez Marseille. Ah. Appelle Marseille. Attends. Appelle Marseille. Oui, oui. Allô, Mykonos. Donnez-moi Marseille. Donnez-moi Marseille. Donnez-moi Marseille. Ici Salerno. Allô Marseille, Marseille, ici Salerno. L'opération se déroule comme prévu. Pas d'ennui à signaler. Pas d'ennui à signaler. Le bateau se dirige à l'endroit convenu. Compris ? Eh, confirmé. Rappelle Nicolas. Et dis-leur de ne pas s'arrêter. De continuer à tourner dans leur zone. Derrière moi. Non voglio! Sì! No, lasciami!
Lasciami! Vieni con me, capito? No! No! Entri, con me ti hanno trovato, sei culpabile, criminale. Lasciami! No! Lasciami! Resta la metalo! Pier! Thank you.
Una ragazza napoletana, Vincentina, viene assunta come segretaria in un salumificio di proprietà di Maria Navarra, moglie di un noto esponente della malavita che si occupa del contrabbando delle sigarette. Al marsigliese ci dovrà pensare lei. Osaccio. Aiutarlo a muoversi dentro Napoli, tutto quello che avrà bisogno, accompagnarlo e che stia zitta. Più tardi si sa che il marsigliese lavora con noi, è meglio, eh. Il primo incarico di Vincenzina è di fare da interprete ed accompagnatrice a Pierre Toriel, un giovane marsigliese giunto a Napoli allo scopo dichiarato di entrare in rapporti d'affari con i Navarra. Per subentrare ai siciliani, i marsigliesi stringono segretamente alleanza con i boss napoletani, tra cui appunto Navarra, e poi Amarillo e Agnone. Per liberarsi del controllo siciliano e schierarsi coi marsigliesi, Navarra fa pervenire alla polizia e alla finanza delle informazioni che consentono loro di arrestare il capo della vecchia organizzazione, il boss siciliano Danino Sciacca. Guasto! La strada è ora aperta ai marsigliesi. La missione di Toriel si può dire riuscita. Di lui, nel frattempo, si sta innamorando Vincenzina, che subisce la suggestione di un personaggio tanto lontano dal mondo dei bassi in cui la ragazza è cresciuta. Alle operazioni di scarico clandestino delle sigarette partecipa anche, come pilota di motoscafo, il fratello di Vincenzina, Nino, uno dei tanti manovali del contrabbando reclutati nei vicoli dai boss napoletani. Tu mangia perché te faccia mangia io. Se no non tenisse manca un sorda per te far sputare in faccia. E statta a tienda a non sbagliare, perché io sono un alberato, tu non ti puoi arrampicare. Ma che? Il guadagno è sempre vostro e il rischio è sempre mio. Intanto, dal carcere di Palermo, dove è detenuto in attesa del processo, Danino Sciacca, il capo siciliano estromesso, medita la vendetta. Bastardi tutti quanti, sputeranno il sangue. Invia a Napoli un pericoloso killer, Gigino Puleo, e subito due dei tre boss traditori cadono sotto i suoi colpi. E ora? A chi tocca ora, Don Ciccio? Rimane solo, terrorizzato, il più importante, Navarra, che cerca invano di far cadere Puleo nelle mani della polizia per liberarsene. La nuova organizzazione è ormai messa seriamente in crisi. Un giorno, mentre Toriel sta seguendo da terra le operazioni di scarico di una nave contrabbandiera, le guardie di finanza fanno irruzione nella sua base. Vincenzina, che in quel momento si trovava con Toriel, viene trascinata da quest'ultimo nella fuga, nel fango di una palude. Maledetto te, maledetta me, maledetta la volta che t'ho incontrato! Thank you.
volete qualche cosa? Gli ha un telefono ici? Ma che dice questo? Dice, se avete un telefono... No, un telefono non sta a basso paese, se vi serve qualche altra cosa. Fai pas de connerie, hein? Pierre! Telefono a casa. A Nino. Di che venga. Merci. Adesso ci sono qualche cosa, ne vincere. Tranquillo. Va bene, ho capito. Ma dici, disgraziata, ma come fa scia impazzia a me? Ma pochi giorni di sta leva coppo tu re. La leva coppo mondo quando è certa morto. Gennà, Salvatore! Levata! Nino, papà! Eccolo là, sta partendo. Grazie. Una pazza scappata dal manicomio, mi pareva. Ma ti sei vista? Eh? Ti sei vista o no? E chi sta? Ma che ti hai fatto? Un bagno in da munnezza ti hai fatto? Guarda come ti sei ridotto, va. Quando ti dicevi io non volevo stare a sentire, eh? A me non mi hai voluto stare a sentire. Vicenzi. Vicenzi, mamma, sento, fai finta di non sentire. Vicenzi! Vicenzi, mamma, sento, fai la sorda! E il francese? L'amico tuo? Dove se n'è andato il francese? Eh? T'ha lasciato? Solo! Mi sei guai, il francese, l'amico tuo? Quando mi ha telefonato l'avessi accesa a chi l'ho mai niente. Addosta, amore. Addosta! Tu fatendo, sto disgraziato, arrosta! Arrosta. Ma non può continuare così sta vita infame. Non ha da continuare così sta vita infame. Sta vita infame, sta vita infame, sta vita infame. Hai capito, Vicenzi? Vicenzi, hai capito, no?
Grazie, Nino. Rolluì, l'appesivo morì, non ha avuto giovani. E ciò faccio rollegno, non faccio una bella rosa. Tutta rosa, tutta barba, tutta barba, tutta te. E ciò faccio rollegno, non faccio una bella rosa. Tutta rosa, tutta barba, tutta barba, tutta te. Venga, bacca, vasa, rega, amico, ti guarenga, ma vorrai, che bella cartoffola. Venga, bacca, vasa, rega, amico, ti guarenga, ma vorrai, che bella cartoffola. Siete tutti quanti lo stesso. Appena una cosa non va, tutti pensate subito a spiata. Ma quale spiata? Nessuna spiata. Ma perché? Secondo voi polizia e finanza lavorano soltanto con gli informatori. Ma quando mai? 3 giorni fa hanno ammassato Agnone. Ieri la sorpresa l'abbiamo avuta noi, se fa possibile. E Agnone siete qualche. E ora? E che ne so io? È il vostro telefono. Ma la volete capire di non telefonare? E voi no, voi telefonate allegramente e quelli vengono a sapere tutto. Sono libero, dunque non è il mio telefono. Come volete voi. Ehi, Diton. Oh! Non mi prenderei per un stupido. Eh? Io conosco il mio lavoro. Non mi prenderei per un stupido. Compris? Compris. Bon, ma enfin, siate serio. Se non siete una spia, siete un folle. Un cretino. Prima fate prendere Sciacca. No. Sì. E poi fallite con Gigino Puleo. E Gigino è il peggio di tutti per voi. Ma perché? Voi non sbagliate mai. Io non faccio il doppio gioco. Ma voi, la polizia, i siciliani, noi, i napoletani, ma siete pazzi. Ma no, non è vero, è falso. Ve lo giuro, sono nella mia. Laisse-nene tranquille, va. Écoute-moi bien. Se la situazione non cambia in qualche giorno, telegrafo a Marsiglia e stop. Ora andate, via. Via! Avete sentito? Divertente, n'est-ce pas? Figlio d'un cane. Bon, la nostra nave arriva stanotte. Lo sappiamo. La nave non scarica. Segue per Genova. E li scarichiamo insieme. Navarra, mette in mare suoi uomini stanotte. Mm-hmm. Appunto. E qualcuno ad aspettarle ci dovrebbe stare. Come se? La malerba. La togliamo tutta. Ma come? Oui, peut-être. Avete ragione. Ma sono cose difficili. Bisogna farle bene, come tutto. Qui è scritto dove è la nave. Ciao. Certe cose, il sangue, le sparatorie, sarebbe meglio farne a meno. Ma come si fa? Ogni tanto una lezione ci vuole. E a Napoli tutti gli amici di Navarra lo devono capire. E pure i marsigliesi. Perché vedete, signor giudice, io non domando di meglio che collaborare con voi. Quello che sapevo ve l'ho detto. È Sciacca che li ha fatti ammazzare. Essere servito da un vero killer, Puleo, che voi vi siete fatto scappare. E dove sta adesso? E chi lo sa. Quello non lascia l'indirizzo. Bisogna cercarlo. Qui... in Sicilia o al nord. E non avete nient'altro da dirmi? Ma io la notte devo dormire tranquillo.
qualcuno in giro va dicendo che sono un uomo morto. Avete fatto troppi sbagli, Navarra. Può essere. Ma ora le cose stanno cambiando. Io ho bisogno di amici, dottor. Amici. Ora io sto dalla parte giusta. Voi dovete proteggermi, dottor, e agire contro i miei nemici, non contro di me. Andate pure. Andate, andate. Scusate. Scusate, dottor, non c'entra con tutte queste storie disgraziate. Sì. Dicono che cercate casa. Il vostro appartamento non vi basta più. Beh, la situazione di Liz in questo momento è una schifezza, ma se mi posso consentire un'indicazione. Una persona che conosco, seria, serissima, sta finendo di costruire al Vomero un appartamento che è un bijou. Doppi servizi, vista sul mare, rifiniture di classe, un terno al lotto. Figuratevi, dottore, che con due soldi... Navarra, cercate di corrompermi. Io vi faccio arrestare immediatamente. Fatemi il piacere, fuori, fuori! E non credete che finisca qui, Navarra. Sono tornati. Sono tornati. E non a posto stiamo qua. Non sappiamo più niente. Mio marito stava col vostro. Eppure mio figlio ci stava. Madonna. Madonna mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Madonna mia. Che sono mamma mia. Non mi mettete a strillare. Calmatevi. Adesso vado io a cercarli. Prima e segnalazione, tutto regolare. Aveva fatto segnalazione, era tutto regolare. È andato lui avanti. Sì. Ma fatto segno,
che voleva andare lui avanti. Nino è andato. Mi hanno sparato. Sparato e gridato. Mi hanno colpito Motosca. Ho un compagno mio, Nino. E da un pazzino. Una fiammata. Una fiammata da finire. Hanno fatto. Calmati e non fare così. Prima Marillo, poi Agnon, poi gli uomini miei. E mo tocca a me. Ma che dici? Che dici? E la nave? Quando stai la nave? E se quelli si fossero messi d'accordo, Torriere sciacca. Ma non può essere. Tu ti devi calmare. Tu stai in una botte di ferro. Tutti hanno bisogno di te. Sciacca che ti manda Gigino Puleo. I marsigliesi che ti mandano Toriel. Tutta la gente che investe su di te. Il padrone sei tu, Cicci. Siamo noi. E se quelli si fossero messi d'accordo, Toriel e Sciacca? Ma ragioniamo. Che hanno fatto quelli che hanno ammazzato Amarillo e Agnone, eh? T'hanno levato dei concorrenti. Ora le carte le tiri in mano tu. Dipende da te decidere. Se vuoi ti rimetti coi siciliani. Se no vai avanti col marsigliese, che si nasconde perché ha paura, no perché t'ha fatta fessa. Hai capito? Hai perso il carico e va bene. I debiti li paghi. Amici che ci danno dei soldi ne abbiamo ancora e tanti. Questo è il momento che devi fare l'uomo, Cicci. E ma proprio te fai sotto. Ma così l'ha ammollito. Ha paura fanuando, Cicci. Omma positiva, tu. Omme merda. Thank you.
Ma il rischio è soltanto mio. Non lo capite, dottor? Mi parlate di rischio voi. Ma che ne sapete voi del rischio? Siete banchiere. 100 me ne date, 200 ne pigliate e non volete sapere altro. Un rischio solo conoscete, quello finanziario, ma per quello vi cautelate. Ma gli altri rischi, quelli non finanziari, eh? E perché dovremmo conoscerli? Un'organizzazione finanziaria si occupa solo di denaro e conosce soltanto un rischio, quello finanziario. Chiaro? Sentite, dottor. Parliamo a carte scoperte. Voi lo sapete da dove vengono i profitti eccezionali che avete sempre lucrato con me. Lo sapevate e non avete fatto mai domande. Lo sapevate e avete sempre insistito per partecipare. Lo sapevate e avete intascato allegramente voi e i vostri clienti illustrissimi. Adesso io vi dico, vi sono piaciuti i soldi. Ne volete degli altri. E datemi una mano allora. È nel vostro interesse. Ma non vedo che genere di interventi. Se questo affare mi va bene, la finiremo di dipendere da questo e da quello, da siciliani, da francesi. Tutto nelle nostre mani sarà. Tutto qua, a Napoli, in questa povera città nostra che ha tanto bisogno. Navarra, lasciamo perdere. Insomma, dottor, io qui che cosa vi vengo a chiedere? Che siate al corrente. Io voglio operare da solo. E voi? Voi e i vostri clienti che contano dovete stare dalla parte nostra. Gli affari, quelli grossi, li farete soltanto con mio marito. I miei nemici sono forti. Dietro a loro ci sta gente che non guarda in faccia a nessuno. Così come dietro a me ci state voi. E tutti quanti avete gli stessi interessi. E mo, voi vi dovete muovere, eppure presto. Ho capito o no? Perché è chiaro, no, dottor? Tra gli amici vostri e i loro ci sta... Ebbene, Sciacca mi vuole morto. Qualcuno gli deve dire di no. Ma che cosa volete? San Gennaro? E chi vi autorizza a pensare che una società finanziaria possa darvi questo genere di appoggi? Ma poi... appoggi di chi? L'hai sentito, Marie? L'hai sentito? Ma è chiaro, non sono i siciliani. Ma perché? Quali siciliani? Senti, noi lo sappiamo, sono gli uomini di Puleo. E sappiamo quanto costava quel carico. Sì, è vero, i soldi non sono tutto. Sono morte delle persone. Era per dirti che siamo al corrente. L'operazione l'aveva fatta Navarra. Navarra. È stato lui che ha mandato Nino a morire. Ma no, l'ha mandato a scaricare. Non poteva sapere che i siciliani erano avvertiti. Capito? Quelli sparano su motoscafi e se ne fregano di chi ci sta sopra. È la regola. Che esci così presto stamattina? Tengo che fa. Ci vediamo a pranzo. E fa studiare Nella, che quando torno voglio sentire come fa Schubert. Ciao. Oggi voglio mangiare pasta e cucozza. Sì, vabbè. Ha ha ha!
È venuto nessuno a cercarmi? No. Ma... se viene qualcuno, avvisami. Mettetela dentro. Non era mai uscito alle 7 di mattina. Mai. Mai una volta da quando ci siamo sposati. E non aveva mai passato una notte fuori casa senza telefonarmi. Telefonato dappertutto, niente, niente. Ma se per stasera non arriva, sai che faccio? Vado a cercarlo. A cercarlo vado. E lo trovo, eh. E lo trovo. Lo so io dove. Lo so. Vincenzi. Vincenzi, aiutami. Aiutami tu. Sì. Ma voi mi dovete dire tutto quello che sapete. Che credete che abbia fatto sta cosa a vostro marito? Non lo saccio. Non avete dei sospetti, dei pensieri? Sono i siciliani di Puleo. Si è fatto giocare. Io vado. Ma dove volete andare? Da loro! Me lo devono dire a dove sta. Se è morto, se è vivo, che vogliono, me lo devono dire! Dove stanno quelli? Ditelo a me, signor. Ci vado io. Tu. Ciao. Ciao, certo, è meglio che ci vai tu. Io lo so dove stanno quelli. Pure io li tengo i miei informatori e sono bravi. Puleo sta in un magazzino di pompe funebri a Foria. Tu ci vai. Però l'indirizzo poi te lo devi dimenticare. Se ci vai tu qualcosa devono dire loro. Puleo lo sa. Io non ci posso andare, vedi, hai ragione. C'ho tante cose da sistemare e poi... poi se viene la polizia, come... Tutto sulle spalle mie, tutto. Pure gli affari suoi adesso. Faccio tutto per Nannella nostra. Per quella povera creatura mia. Già, ma tu queste cose non le puoi capire. Tu non sai che vuol dire lavorare una vita intera. Per mettere su un'impresa, faticare, rischiare il guadagno. Già, tu queste cose non le puoi capire. Io non posso capire. E mio fratello, ve lo siete scordato? Vi siete scordato che mi è morto la settimana scorsa? Il marito vostro forse è scappato, forse è ancora vivo. Ma Nino, lui me l'hanno ammazzato. Io non posso capire. Non posso capire. Cos'è che non posso capire io? Eh? Non posso capire i palazzi, le lottizzazioni, gli stabilimenti. Non posso capire i soldi, io perché non ce l'ho mai avuti. E con questo? Il sangue di Nino mio è meno sangue del marito vostro. Perché lui teneva i soldi e Nino no. Il dolore mio è meno del dolore vostro. Ma almeno voi ce l'avete una cosa da pensare dentro la testa. I soldi. Io neanche quelli. Solo Nino avevo. È morto lui. Sono morti tutti quanti. Lo volete sapere? Io non ci credo neanche al dolore vostro. E siete voi che me l'avete ucciso, Nino. Voi, vostro marito e tutta la gente come voi. Ti perdono perché non sai quello che dici. Tu sei una morte fam. Che avete detto?
Chi è che vi manda? Don Ciccio Navarra. Navarra. Ma siete sicura? Sentite, signore, se voi siete di buon umore, io no. E se non è Navarra, è la moglie sua. Ma io devo parlare con Puleo. Ma tu conosci sto Puleo? Ma che è un amico vostro? No, ma gli devo dire una cosa molto importante. Mi manda Maria Navarra. Fatemi parlare con Puleo. Ma fatemi il piacere. Qua non c'è nessuno. Chi cercate? Vicino Puleo. Siete voi Puleo? Dite, dite. Io lavoro con la moglie di Navarra. Lo sapete, vero? Che Ciccio Navarra non è più rientrato a casa. Ah! E dove se n'è andato? La moglie sua dice se ne sapete niente voi. Ah no, non ne sapete niente. E di mio fratello? Neanche lo sapete. Sì, mio fratello. Quello che mi avete ucciso sul motoscafo, tre ne avete ammazzati. Ma che stai dicendo? Che dici? Sei pazza! Perché mi guardate così? So tutto io. So che il carico era di Navarra e che mio fratello lavorava per Navarra. E so che siete stato voi a sparare su quei poveretti. Tu? Tu non sai manco come ti chiami. Tu non sai niente. Ma tu non sei affimmeno tuo Francesco. E con questo? E perché non glielo chiedo a lui chi è stato l'altra notte? Sì, sì, tu che sai tutte cose. O carico era di Navarra, è vero. Ma Navarra e o francesi erano a così. No, non è vero. Non ci credo, siete stato voi. Puoi credere. E credilo. Ma non è vero. Sono stati francesi. È stato il tuo uomo. A mia di convincerti. Non me ne fotte niente. E se fossimo stati noi? Cosa credi? Che abbiamo paura di una... come te? Di una femmina? Creda a me, sono stati loro, i francesi. Non sei convinta, eh? E che ti posso fare? Posso girare sopra il mio maso? Anzi, no, una cosa per te la posso fare. Chi è? Sparo. Se sia così sicura, sparo. E va bene. Però non finisce qui. Qualcuno per mio fratello la pagherà. Non lo so. Signora, ma mi faccia il piacere. Sparano sui motoscafi dei contrabbandieri. Muoiono tre disgraziati che lavoravano per suo marito. Suo marito, a sentire lei, non ne sa niente. Lei tanto meno. Ma... E non ho finito. Suo marito è irreperibile. Lei non sa dove sia. Lei nega. Ma che cosa vuole negare? Ma perché è vero? Non lo so dove sta mio marito. L'ultima volta che l'ho visto è stato 3 giorni fa. È uscito. Che ne so, se n'è andato. E dove? Io lo giuro su Nonnella mia, sulla vita di Nonnella mia, che non lo so, non lo so! Non è più tornata a casa, ecco quello che so. Ma perché non mi volete dare retta? Perché siete dei bugiardi, tutti quanti. E ci sono stati 3 omicidi. E io ho tutti i motivi di pensare... E se fosse vero che suo marito non si è fatto più vivo? Com'è che lei non ci ha avvisati? Buongiorno, dottor. Venite avanti, signorina, accomodatevi. Mi dispiace molto per vostro fratello. Credetemi, veramente. E adesso non vedo più perché vi ostinate a non parlare. Vi hanno ammazzato il fratello.
e altri hanno fatto la stessa fine. E sapete meglio di me di chi è la colpa. Io vorrei essere nella testa vostra. Ma perché non dite tutto quello che sapete su Navarra, su Toriel e su tutta questa maledetta storia? A sentire voi io so tutto. È così semplice. Sapete cosa vi dico? Che ne sapete quanto me? Io non so niente. So solo che mio fratello è morto. Questo vi posso dire. Senta, io una cosa voglio come lei. Sapere chi è stata a uccidere Nino mio. E quando lo so non creda che glielo venga a raccontare. Vado e l'ammazzo. Ma chi ammazzate? Fatemi il piacere. Tutti sono responsabili della morte di vostro fratello. Tanti. Ma lo sapete quanto è lunga questa lista? Sveglia. Sono tutti uguali. Lo volete capire? Tutti uguali, tutti della stessa pasta. Fanno tutti le stesse cose per gli stessi motivi. State attenta che non vi ammazzino pure a voi, piuttosto. Sta camorra di delinquenti. Senta, dottor. Di Navarra non so niente. Ma due cose gliele posso dire. Primo, che mi voglio vendicare con queste mani. Secondo, che io la spia non la faccio. No, signore, se lo vuole mettere in testa, non la faccio. Ho capito. Voi la spia non la fate. Vi fate giustizia da sola. Complimenti. E auguri. Pigliate questo. Che cos'è? Pigliatevelo. Chiamatemi a quel numero se vi capita qualche cosa. Che vuoi, Franchi? Lasciala stare la mamma. Ah, sì, il tema, non so che scrivere. Che tema è? Il sole è la ricchezza della nostra Napoli. Tutto il mondo ce l'invidia. Dite con le parole vostre che cosa sente un ragazzo napoletano quando pensa al bel sole di Napoli. Vogliono sapere cosa sente un ragazzo napoletano quando pensa al sole di Napoli. Te lo dico subito. Scrivi. Un ragazzo napoletano, quando vede il nostro bel sole di Napoli, che tutti ce lo invidiano, e hanno ragione, e pensa, com'è possibile? Com'è possibile che questo sole così bello deve sfottere una massa di disgraziati? Che non sono fessi, no. Non sono incapaci, non sono sfaticati. Ma vivono da cani. Per guadagnare tutti i giorni un pezzo di pane. Che non ci sta. In qualunque modo. Anche a costo di lasciarci la pelle. E la colpa? La colpa non è del sole, no, che per starci ci sta, ma è di quella camorra di delinquenti che continuano a succhiarla, questa povera città, e la riducono così com'è. Ah, zì, che sta già a scrivere? Ma dove mi porti? Uè, hai capito? Dove mi porti? Dove andiamo? Me lo vuoi dire? Facciamo un weekend.
Eh già, io ora vengo a fare pure il weekend. Con quello che è successo. Se vuoi venire, vieni. Se vuoi restare, resta. Va bene? Va bene, vengo. Però ti chiedo un favore. Passiamo da Franchino. A scuola. Oui, d'accord. Voglio di salutarti. Ti volevo dire una cosa, Franchi. Può darsi che uno di questi giorni mi succeda qualcosa. Tu non lo capirai e allora dirai: ma perché zia ha fatto così? Qualunque cosa mi succeda, una cosa te la devi ricordare. Io ti voglio tanto bene, Franchi. Tu non dare retta a nessuno, Franchino. Io non sono impazzita. Io so quello che devo fare e lo farò. Giorno che non parli. Parla, no? E allora? Allora perché sei venuto? Chi ti ha chiesto di venire con me, eh? Mi annoio, hai capito? Mi annoio! Devi restare a Napoli. Vuoi tornare indietro? Vai, scendi! Va a piangere a casa tua! Torna a fare la strasciola! Va via, vattene! Non ne posso più! Non ne posso più, capito? Vincenzina, che fai? Tu non puoi fare così. Io ti capisco, ma tu a questa vita, se vuoi che stiamo insieme, ti ci devi abituare. Era suo fratello, d'accordo. L'hanno ammassato, d'accordo. Ma non puoi ossessionarmi così. Anche a me sono andate male le cose. Era il mio primo lavoro importante. E se si dio dei napoletani, per poco non mi rovinano tutto. Anch'io ho i miei problemi. E se vuoi restare con me, se vuoi essere la mia donna, se vuoi venire con me, devi capire. Sei normale, sei un travai, merda. Basta! Ma Navarra... I siciliani, io, siamo tutti gli stessi. È sempre la stessa cosa. Il nostro lavoro è così. Vincenzi, mi devi capire. C'est mon travail. E je l'aime. Mi piace. E se devo uccidere qualcuno, lo uccido. Je le sens, tu comprends? Se devo sparare, sparo! E tuo fratello Nino è stato la vittima di una combinazione. Ho fatto quello che potevo per tenerlo fuori. Te lo giuro.
Ma quando c'è stato l'accordo con i siciliani, io non potevo più far niente! Se tombi pur lui, mi dispiace veramente! Ma così erano i patti! I patti? Quali patti? I patti con Puleo, con Puleo! No! No! Assassino! Assassina, calmati. Ti lo giuro, non è colpa mia. Ti lo giuro. Fermo! No! Devi dire così. Sono un assassino. Sono una carogna. Sono un povero uomo. E non merito neanche di essere ammazzato. Sono un assassino. Sono una carogna. Sono un... un povero uomo! Un povero uomo e non merito di essere ammazzato. Neanche ammazzato! Sono un vigliacco. Dillo! Sono un vigliacco. Tu mi fai pena. Dove andiamo adesso? A Genova. E lì aspettiamo Puleo. Bella Genova, eh? Qui ci passai i migliori anni della vita mia. E tu che dici? Che dici che si aspetta da noi, sto francese? Eh? Quanto è sporca quest'acqua, che brutta fino a affogarci, che schifezza di morte sarebbe. Uno guarda il mare ed eccolo qua, ti passa pure la voglia di morire. Perché questo straccio d'uomo? Che me ne faccio adesso? Che me ne faccio più? Che gli dico? Il male che mi ha fatto? O il male che farà? Lui e quelli come lui. È una catena lunga. Lunga è la lista, diceva il giudice, lunga. E teneva pure ragione. E io da sola... che posso fare? Vendicarmi. Ma come? Qua
quanti ne dovrei vendicare? Dove si comincia? Dove si finisce? Dove? Io però una cosa l'ho fatta. L'ho fatto tremare. Gli ho fatto dire che è una schifezza d'uomo. Adesso lo sa che straccio è e non se lo scorda più. Ma fermargli le mani, qualcuno bisogna che le fermi. Ci pensino un po' pure gli altri. E ognuno faccia la parte sua. Sì, voglio parlare col giudice ammirato. Gli dica che è urgente. Pronto? Sono Vicenzina Sannataro. Sto a Genova col francese, all'albergo Savoia. Arriva Puleo. Sì, ve lo ripeto. Puleo. Lui. Insieme. Ci vuole una donna come te, per uno come me. Andiamo.
si porta appresso, sta imbecille. E ora, leviamo sta malapianta francese. Auto 24 chiama centrale, attenzione. Stiamo seguendo Puleo verso Piazza De Ferrari. Lasciami, non voglio venire!
Damaso, tu viens! Là! Lascia la ragazza, arrenditi! Arrenditi! Rillamesi vo morì, cosa avuto ciò facì. Rollui, rillamesi vo morì, cosa avuto ciò facì. E ciò faccio rallegno e rannoccio, un coppaccio mette una bella roccia. Tutta roccia, cato un farro, tutta parma, tutta terra. E ciò faccio rallegno e rannoccio, un coppaccio mette una bella roccia. Tutta roccia, cato un farro, tutta parma, tutta terra. Venga, bacca la sarò che arriva, si tua renga, ma vorrai che bella cartoffola. Tenga, bacca la sarò che arriva, si tua renga, ma quando ci arrivi è sempre una gran bella cosa, sempre un effetto. E la figlia della tutella, e la figlia della pulacinella, e la figlia della pulacinella, si è scusato la punella. E la figlia della tutella, e la figlia della pulacinella, qua mi vogliono processare. E facciamolo pure a Napoli, sto processo. Povero Gigino, uno dei nostri uomini migliori, fregato da una femmina napoletana. E sti marsigliesi, begli asini sti marsigliesi, ma che si credevano che facevamo a mezzo? E poi un bamboccio l'hanno mandato a Napoli. Somari, tutto è sistemato, provvisoriamente. Beh, tutto nella vita è provvisorio. I guai ne pagliano a fare un gran ballino, ognuno va in arrivo, a ronda fa in avanti. I guai ne pagliano a fare un gran ballino, ognuno va in arrivo, a ronda fa in avanti. Dam, 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 tutto dell'aria là. Dam, 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 tutto dell'aria là. Amare lui da coda, andata voglia, ma quando la frattea chi spoglia bella. Quando
Quando si discute con lui di arte, la sua mano scorre, disegna, schizza. È il suo modo di esprimere un concetto, di farvi capire ciò che pensa attraverso il disegno. È straordinario e non è da tutti. È uno svizzero italiano e dunque è il rigore degli svizzeri e la fantasia italiana. È qualcuno che ha talento, una certa facilità di espressione e soprattutto è un grande lavoratore. Mattia ricorda un gentiluomo del XVI secolo. Inoltre è un ragazzo terribilmente europeo, perché è cresciuto ai confini tra la Francia, l'Italia, la Svizzera e la Germania. E possiede una sensibilità calorosa e nello stesso tempo astratta e cerebrale. È un crogiuolo di idee molto buone, è sempre in ebollizione, sempre alla ricerca di nuove forme, e questo è formidabile. Precursore di mode, di tendenze, attratto dal passato ma proiettato nel futuro. È all'estero da quasi 20 anni, dopo essersi diplomato al CSIA, il centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano. La ricerca espressiva di Mattia Bonetti si forgia attraverso esperienze diverse,